Il sogno di queste ragazze finalmente sarà realizzato, grazie, perché il sogno viene realizzato. Perché tutti gli altri sogni non vengono realizzati da altri concorsi? Dimmelo tu, Massimo, perché? Perché non mandano solo fumo e basta. Non solo questo, perché la proprietà di questo marchio è una produzione e una distribuzione cinematografica, quindi con una media di 3 film l'anno, e penso che con la crisi che il paese italiano sta attraversando siamo una società molto molto emergente, e quindi ovviamente ci sta la serietà nel concorso, perché vedere tantissime ragazzine, soprattutto minorenni, dove vengono premiate con delle fasce e dove soprattutto gli promettono che, non so, di raggiungere magari traguardi sperati, quello è un terrorismo psicologico, quello è un delitto. Ma vedi, questi signori che lo dicono, che organizzano concorsi per il divertimento, per lo spettacolo, per l'aggregazione, per fare conoscenza, ma non dicono che la loro vita li possa cambiare attraverso quel concorso. Ragazzi che firmano contratti di 2 anni in questi concorsi, che rimangono parcheggiate. Nei nostri uffici io ho avuto l'esempio di tantissime ragazze che sono venute piangendo, che mi hanno mostrato questi contratti, cioè 2 anni che non faccio niente e non posso fare niente perché sono vincolata. Quindi stiamo attenti, ma lo dico soprattutto ai genitori, di stare attenti prima che queste ragazze e prima che loro firmano, di verificare. Questi sono concorsi, proprio sono manifestazioni sportive, manifestazioni di divertimento. Ma che lo dico? Dico, io sto organizzando una manifestazione per far divertire le ragazze, senza prenderle in giro. E questi concorsi, questi falsi profeti, chiuderanno uno per uno nel corso degli anni. Il nostro è da 4 mesi e li faremo chiudere noi. Questo è importante. E tutto l'anno noi, come produzione, ci attingeremo all'interno di questo concorso con tutti i nostri registi, con tutti i nostri selezionatori, proprio nella selezione di queste ragazze. Infatti 5 ragazze, come tu ben sai, come dov'è la ragazza? Ecco, Nathalie è stata una delle vostre ragazze della vostra regione, 5 ragazze sono state già selezionate e hanno partecipato già all'interno del cast del film Guardali Cadere con Marco Bocci, girato a Roma, a New York, e fra una settimana finiremo le riprese in Marocco. 5 ragazze prima della finale hanno già partecipato all'interno, quindi il loro sogno è stato già realizzato. Bene, ragazze, ci sono domande?